Melania Costantino, studentessa di Belle Arti dell'Università di Bologna. Melania, hai curato e hai ideato questa bellissima mostra che c'è all'ingresso nella sala del Consiglio, nel laboratorio dei migranti, appunto uno dei laboratori della Biennale di prossimità. Piccole barchette chiuse con un po' d'acqua in sacchetti di plastica che sono sospesi nel vuoto, cioè. Forse non c'era un modo migliore per lanciare un messaggio di stabilità legato appunto all'immigrazione. Ho pensato a questa idea perché, non so, dovevo preparare qualcosa per questo festival di prossimità e alla fine se dovevo avvicinarmi a qualcuno che aveva dei problemi, non lo so, i primi che mi sono venuti in mente sono stati gli immigrati, perché al momento in Italia specialmente, oltre che nel mondo, stanno avendo grandi problemi, le persone non riescono a capire. Non riescono a mettersi nei loro panni, quindi ho creato questa installazione per fare in modo che le persone si mettessero nei loro panni, si avvicinassero a guardare cosa c'era in quella bustina, quindi poi capissero che si trattava di queste barche che magari a volte non arrivano e magari ci camminassero dentro in modo che non fosse solo un pensiero di un attimo. E anche questo bellissimo gioco al labirinto con cui sono stati disposti i sacchetti fa pensare appunto al tema dell'immedesimazione e al contempo dell'indifferenza, che è molto attuale in questo momento. Sì, infatti è per quello che ho pensato, no, non volevo fare solamente una parete, volevo che le persone ci camminassero, che riflettessero mentre ci camminavano comunque. E penso che camminando in un labirinto, cioè uno deve riflettere, guarda quello che c'è attorno, cerca l'uscita. E spero che anche questi immigrati troveranno l'uscita, non rimarranno sospesi in queste bustine. Perfetto, grazie Melania.